Benvenuti a tutti quanti. Come potete vedere, questa struttura è una chiesa. In realtà è il primo insediamento francescano della città di Perugia. Di sicuro San Francesco passò per qua e fondò un piccolo romitorio dove si fermava a pregare con i suoi discepoli. Nel 55 questo complesso fu acquistato da mio padre. Il laboratorio è stato fondato dalla mia bisnonna. Abbiamo una fortissima tradizione tessile in Umbria. La tradizione tessile affonda le sue radici nel Medioevo. Quindi questa tradizione ha radici antichissime, è arrivata impoverita dai motivi iconografici nelle campagne, è sopravvissuta, e la mia bisnonna durante la Prima Guerra Mondiale riscoprì quest'arte ancora sopravvissuta. L'ordito è questo, insieme di fili longitudinali compongono l'ordito. Nel caso di questo telaio abbiamo 600 fili di ordito, e questo telaio ne muove in pratica 150 per volte, perché questo telaio si chiama telaio a licci o a pedali, è del 1700, ma in realtà già in epoca romana si tesseva alla stessa identica maniera, cioè il telaio nei secoli si è poco modificato. In questo tipo di telaio abbiamo un filo per ogni liccio, quindi tutti i fili dell'ordito sono liberi. Io con la gamba manovro lo jacquard. In questo momento la macchina jacquard sta leggendo una di queste schede. Vedete questi fili gialli che scendono giù? Questi fili gialli fanno parte della macchina perché i fili dell'ordito passano in queste magliettine qua. Come potete vedere, mi è impossibile con questa dimensione fare quel discorso con la spolettina e lanciarmi la mano, perché fino al 1750 si lavorava in Inghilterra nelle grandi fabbriche di lana. Si lavorava in due tessitori, uno di qua e uno di là, coordinati, che si passavano la spola a vicenda. Dal 1750, quando fu inventato questo sistema qua che si chiama spola volante, un solo tessitore manovra con questi pomelli, in pratica io ho una grande scudisciata alla spola, eccola là, e fa il viaggio da qua a di là. L'invenzione di questo brevetto fu la causa del primo sciopero della storia, perché i tessitori vennero dimezzati tout court. Qui si fanno, se tutto va bene, 50 cm di tessuto al giorno. Se tutto va bene. Il dramma è che questo tipo di macchinario, essendo un originale ottocentesco, ma proprio originale, qualche volta si inceppa, poi subiscono tanto le variazioni di umidità, di temperatura. Come vi dicevo, noi lavoriamo su ordine. L'ordito è sempre di cotone, che sarebbe la base della tessitura. Quello che intrecciamo nel caso del copritavolo è di nuovo cotone, ma può essere lino, seta, cashmere, qualunque cosa, metallo appunto, oro, qualunque cosa io riesco a intrecciare in mezzo.